Sono venuto in Basilicata per raccontare questa regione attraverso la letteratura, la cultura, il cinema. Mi hanno dato del materiale, mi sono preparato. Ho anche scritto una sceneggiatura, mi sono applicato. Però adesso che sono qui cambio tutto. Cambio tutto perché incombe qualche cosa di maggiore. C'è un sortilegio diverso. Dunque, non più cultura o letteratura, ma mistica, spiritualità e storia. Faccio lo scrittore adesso, chiedo scusa dell'enfasi, ma mi sembra di vivere la sindrome di Stendhal, che è, lo sapete, il rapimento rispetto alla bellezza. E qui non c'è la piramide di Cheope o l'Appia antica o il Partenone, non c'è il tempio di Madurai, però c'è una mistica che non ha bisogno di grandi architetture, c'è una mistica profonda. E qui di storia ce n'è tanta, sono passati tutti, alcune genti, dai bizantini ai normanni, i saraceni, i longobardi, e poi gli svevi, gli spagnoli e i francesi, e poi arriviamo al risorgimento, all'unità d'Italia. Ma questo è nulla, parlo di tempo. E quando Romolo e Remo fecero il solco in mezzo al quale costruirono Roma, rispetto alla storia che gira da queste parti, è ieri. Questa terra, questo luogo, così pieni di incanti e di storie, se dovevano ospitare qualcuno, non poteva essere che qualcuno all'altezza di questo incanto e di questa storia. E così accadde, perché un giorno arrivò qui Carlo Levi, pittore, medico, ma soprattutto scrittore. Questa è la sua casa. Cristo si è fermato a Eboli è uno dei titoli fondamentali del Novecento letterario italiano. Cito a memoria di getto qualche romanzo della stessa qualità, Gli indifferenti di Moravia, La luna e i falò di Pavese, Il gatto pardo di Lampedusa, Il nome della rosa di Eco. Ho fatto una selezione che è sempre arbitraria e discrezionale. Così voglio portare un avallo, la discrezionalità di qualcuno che fa proprio testo, che è Jean-Paul Sartre. Un breve stralcio di Sartre. La curiosità di cui ho parlato ha fatto di Levi lo scrittore di cui non possiamo mai dimenticarci. È nata dalla passione di vivere, che lo induce a cogliere come un valore in se stesso e negli altri ogni esperienza vissuta. In Levi tutto si accorda, tutto si tiene, medico dapprima, poi scrittore e artista, per una sola identica ragione, l'immenso rispetto per la vita. E questo stesso rispetto è l'origine del suo impegno politico, così come alla sorgente della sua arte. Carlo Levi fu esiliato qui, allora si diceva Confino, dal regime fascista. Levi era un'intelligenza libera, ma sopportava la dittatura e si impegnò in quel senso. Collaborò a gruppi e a riviste antifasciste. In Francia fondò la clandestina lotta politica con gente di qualità, di grande qualità e coraggio, come Salvemini, Lussu e Carlo Rosselli. Questa attività naturalmente non sfuggì a Mussolini, molto attento a queste cose.
Va anche detto che Levi era ebreo e allora non era un dettaglio. Insomma, venne mandato qui. A posteriori si può dire per fortuna, e non è cinismo, perché Levi alla fine non soffrì più di tanto, si integrò tanto da innamorarsi di questa terra e di questa gente. Nella primavera del 1936, Levi era proprio qui. E a un certo punto accadde qualcosa di inatteso. Si misero a suonare le campane. Il maresciallo Badoglio telegrafa. Oggi, 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. L'Italia aveva dunque un impero e la vicenda storica andava codificata. Anzi, Mussolini fece di più, la beatificò e pensò a un'amnistia che concesse, e l'amnistia si trasferì su Carlo Levi, che poté così ritornare a Torino. Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci che fiorivano sul mare di Metaponto e Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, nella sua teocrazia statale, nella sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra, se non come un conquistatore o un nemico o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina oggi come 3.000 anni prima di Cristo. Nel 1979 Francesco Rosi, il grande regista, ha fatto un film tratto dal romanzo di Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli, naturalmente. Il protagonista era Gian Maria Volonté. Parlo di grandi nomi. Carlo Levi, grande nome, Francesco Rosi altrettanto, Volonté. E lo hanno fatto a Cracco. Cracco sostituiva Agliano, perché dopo tanti anni molte cose erano cambiate e non si poteva girare in una situazione di realtà. E va bene, ci sta tutto, prima di tutto per la bravura di tutti quanti, no? I nomi che ho fatto adesso, ma soprattutto perché il cinema non ha il dovere della verità. Questi campi di grano evocano una parte della Basilicata, Melfi, che trasmette un'estetica diversa. Il sole che fa laggiù, una luce che contrasta col buio, chiamiamolo così, della storia raccontata in Io non ho paura. Si può dire che Ammanniti sta a Salvatores come Levi sta a Rosi. Maratea è la parte di costa, bellissima peraltro, della Lucania che arriva al mare. Dalla parte opposta c'è lo Ionio.
e questo è il Tirreno. Tutore di questo incanto è il Redentore ed è un personaggio molto importante perché da adesso ricorrerà spesso. Ma aspettavo, venendo quassù, di vederlo girato verso il mare, invece no, è girato verso la Lucania, perché a lui sta a cuore la protezione, sta a cuore il destino di queste terre e di queste genti. A proposito di mistica, un personaggio molto importante ci sta in questo contesto, naturalmente. È diventato famoso anche perché è uno degli attori protagonisti di un film che ho fatto molto per la Basilicata, che è appunto Basilicata Coast to Coast. Sappiamo bene quanto siano importanti nel cinema le cosiddette location, gli scenari, altro che importanti, sono quelle che raccontano la vicenda, raccontano la storia che lì si colloca. Sono importanti quanto gli attori protagonisti, sono importanti quanto il testo, il dialogo, e fanno parte, alcune di queste, della nostra educazione, della nostra estetica, del nostro sentimento antico. Quando dico location alludo al West, la Monument Valley, dove John Ford girò tanti suoi film, oppure il Monte Rushmore del film di Hitchcock, Intrigo Internazionale. Alludo a Manhattan, che è uno dei più importanti set del mondo, Manhattan. No, non devo stare a dire che cosa rappresenta e che cosa ci mostra. Parigi uguale, Venezia, pensiamo a Woody Allen, Parigi, Venezia. E poi adesso è di moda il Dubai con il Burj Khalifa, che è l'edificio più alto del mondo. Abbiamo visto Tom Cruise arrampicarsi lassù. Londra mi piace evocare Sherlock Holmes, il primo, quello in bianco e nero con le brume, oppure l'ultimo, quello del regista Guy Ritchie, con questa Londra ricostruita al computer quasi tutta. Poi la Roma antica, l'Appia antica, il Colosseo, figuriamoci, cioè la Fontana, eccetera. E la Sicilia, che è qui a due passi, la Sicilia nobile del principe di Salina e di Lampedusa, del romanzo, il Gattopardo, e poi non si può evocare qualche cosa che ci è addosso adesso, con grande successo meritato, che è Montalbano. Nel 1964 Pierpaolo Pasolini fece un film, Il Vangelo secondo Matteo. È uno dei titoli fondamentali della cinematografia italiana e fa parte, direi, proprio del corpo del cinema del mondo. Pasolini era un autore a oltranza, diciamo così. Era uno di quelli che vogliono fare le opere, i film a propria immagine e somiglianza. E così fece la stessa cosa con i Vangeli, con il Vangelo secondo Matteo, che pure era un testo che aveva una sua identità ben precisa. A Pasolini, agnostico, interessava molto di più
anzi direi interessava soltanto l'aspetto umano del Gesù, la fase sociale più che quella religiosa, anche più che quella mistica. I modelli che usò Pasolini erano i suoi, squisitamente suoi, quelli i romani, quelli delle borgate romane anche che lui aveva usato in altri suoi film, non tutti qui. E, per esempio il Gesù è lontanissimo dall'iconografia che ci viene tramandata magari dalla pittura classica, magari dal Rinascimento o anche prima naturalmente, o dalla cinematografia hollywoodiana che ce lo mostra come l'uomo più bello del mondo, capelli biondi, occhi azzurri. L'attore era Enrique Irasoki, uno spagnolo che sembrava però nato da quelle parti, ci stava, moro. E Maria, la Madonna, c'è la Maria Giovane che era una ragazza del popolo romana, ragazza del popolo anche palestinese, e la Maria anziana, quella che accoglie Gesù, che viene deposto dalla croce, era la mamma di Pasolini, una signora con l'età giusta, non bella certamente, molto, molto sofferente e decisamente popolana. Forse occorreva una mediazione. Ieri, camminando per Matera, sono entrato in una chiesa e ho visto una scultura dipinta, dove c'era una Madonna bellissima, una deposizione, questa signora, cinquantenne, tratti dolci, certamente sofferenti, espressione intensa e vera, giusta? Ecco, io avrei scelto quella. Pasolini portò con sé, oltre che al suo, chiamiamolo, storico gruppo di attori non professionisti, anche alcune persone di grande qualità, scrittori, poeti, come Natalia Ginzburg che fa Maria di Betania, Alfonso Gatto che fa Andrea, Enzo Siciliano che fa Simone. Portarono un contributo importante, anche estetico. Ma io voglio leggere due stralci molto brevi di critiche uscite allora. La prima è questa, del Baldini Castoldi. Pasolini restituisce la violenza, lo scandalo e la bellezza della parola di Gesù senza gli orpelli dell'iconografia tradizionale. Riesce a catturare da laico il mistero del sacro, bello ed emozionante, come nessun film che sia mai stato tratto dai Vangeli, al di là delle intenzioni d'autore e delle polemiche che lo accompagnarono. Intenzioni d'autore, non è un dettaglio, significa che Pasolini, che era un marxista, privilegia quella sua idea. L'altro stralcio è ripreso dal testo del Sadoul, francese, un'autorità autentica in quel campo, allora specialmente. Volutamente ieratico e classico, il film è tuttavia ibrido e insoddisfacente per la sua visione generale, mescolanza di marxismo e cattolicesimo interpretati in modo del tutto pasoliniano. Il film dunque piacque ad alcuni e ad altri no, a me abbastanza. Quarant'anni dopo Pasolini arrivò qui Mel Gibson per la sua Passione. Mi raccontavano che per 2 anni dopo la produzione continuarono ad arrivare qui americani, molti, molti. E lui venne qui e fece un film secondo la propria attitudine, che è quella del credente, del radicale, ultramistico, con l'attitudine così persino un pochino alla morbosità, alla violenza, no? Lo ricordiamo il suo film. Però un film al quale io sul mio dizionario di tutti i film ho attribuito 5 stelle, che è il massimo della valutazione. E voglio leggere parte della recensione del dizionario,
perché non riuscirei a dire altrettanto bene le cose che ho scritto, alcune parti. Film impossibile da recensire in modo classico perché non si può non partire da due pregiudizi, quello del credente e quello del non credente. Critici e commentatori normalmente equidistanti e distaccati non hanno resistito al sentimento, al coinvolgimento, non hanno resistito al pregiudizio. La passione è stato definito pulp, horror e via dicendo. In tutta la storia del cinema mai un film ha generato tanto attesa. Un'attesa certamente meritata, al di là di tutto. Lo si deve a Gesù, personaggio eccezionale, magari divino, guardato al microscopio della filologia, dei Vangeli, della storia, eccetera. Il film presenta solo errori. Il linguaggio, le omissioni, la divisione in buoni e cattivi, l'eccesso di violenza e così via. Trattasi di un vero manifesto di tutte le licenze che può permettersi il cinema. Il film va dunque inteso come eccesso di cinema, come iperbole generale, col paradosso degli opposti. Troppa filologia di linguaggio, aramaico e latino, troppa semplicità e sproporzione di carattere, le facce da bestia dei torturatori, di Barabba, la crudeltà di Caifa, eccetera, 90 minuti di torture, 2 minuti di resurrezione. E poi quel simbolo grottesco del tavolino costruito dal falegname Gesù, di perfetto design, che mette in difficoltà anche la Madonna. Dunque, iperbole e eccesso di espressione, ma alcune scene sono memorabili. Quella iniziale del Getsemane, con la sagoma di Gesù, il buio, gli ulivi neri, la paura del destino che si compirà, davvero commuove. Chi crede è portato a ritenere che quella rappresentazione sia vicina alla verità, così come cerca di essere verità il linguaggio. L'aramaico e il latino tradotti dai sottotitoli, e i sottotitoli sono, questa volta, sono una mediazione particolare, sono la metafora di se stessi. In 20 secoli di tradizione, di memorie, di omelie reiterate, forse l'istantanea della sofferenza di Gesù è diventata abitudine, è stata dimenticata e azzerata. Gibson ce la ripropone con un supplemento di shock, un promemoria che può servire. In questo momento storico, dove la nostra cultura occidentale, la nostra religione sono taciturne, sconcertate e aggredite, è bene ricordare che anche dalle nostre parti c'è una mistica forte e c'è la fede, se ti interessa la fede. Pasolini era schivo, molto refrattario a un rapporto con la popolazione. Gibson invece voleva essere un protagonista forte e rutilante nell'area, diciamo, urbana di Matera. Ma la differenza abissale tra i due è legata a un fatto culturale che si esprime nel momento della raffigurazione del Golgotha. Gibson ha usato i sassi come fondale scenico hollywoodiano. Pasolini aveva capito che i sassi rappresentavano l'umanità e ha messo il Cristo di fronte ai sassi, perché i sassi che rappresentavano l'umanità dovevano partecipare alla morte del Cristo. E quando muore il Cristo sul Golgotha, parte dei sassi crollano, perché l'umanità partecipa della morte del Cristo. Questa è la differenza abissale. Noi nell'aprile del 59 fondammo questo circolo che si chiama La Scaletta, che c'è una scala a chiocciola che porta in un sottano dove avevamo la nostra sede. E la missione o lo scopo dell'associazione fu quella di rispondere a un quesito esistenziale. Allora ci chiedemmo: chi siamo? Siamo i figli della miseria, della vergogna, del sudiciume,
della cancrena incivile di una città senza speranza? Oppure siamo i figli della storia, come qualcuno sottovoce ci diceva? Cominciamo a studiare il territorio e ci convincemmo che eravamo figli della storia. E abbiamo fatto una lunga marcia per quasi 35 anni e da vergogna, cattiva coscienza, infamia, il 9 dicembre del 93 il mondo ha dichiarato che questo era un luogo rappresentativo della cultura universale e quindi siamo entrati nei siti UNESCO quale patrimonio mondiale dell'umanità.